C'era una volta una donna di nome Elena, il cui cuore si riempì di invidia nel vedere il successo e la felicità raggiunti dalla sua amica Laura. Mossa da questi sentimenti negativi, Elena iniziò a diffamare Laura, dicendole parole dolorose e spargendo pettegolezzi maliziosi su di lei. Col passare del tempo, la coscienza di Elena iniziò a pesarle sempre di più. Si rese conto del danno che aveva arrecato alla sua amica e della gravità di quel comportamento, si sentì male per aver tradito la sua fiducia. Tormentata dai rimorsi, decise di cercare risposte nella saggezza e nella guida di un rispettato anziano del suo paese. Elena si avvicinò all'anziano e in lacrime confessò: «Signore, mi pento profondamente per le cattive azioni che ho compiuto contro la mia amica Laura. Desidero disperatamente correggere il mio errore e riparare al danno che le ho causato. Come posso farlo?» L'anziano la guardò con compassione e rifletté per un attimo. Poi disse ad Elena: «Il cammino verso la redenzione non è facile, ma è possibile. Ti darò un compito che ti aiuterà a comprendere la gravità delle tue azioni e il potere distruttivo delle parole». L'anziano indicò ad Elena di prendere un sacco e di riempirlo di piume di uccelli. Poi le ordinò di uscire in strada e di lasciarle volare scuotendo il sacco con tutte le sue forze. Confusa ma determinata a fare tutto il necessario, Elena seguì alla lettera le istruzioni dell'anziano. Dopo un giorno tornò con il sacco vuoto in mano e guardò l'anziano con aria incerta. «Ho fatto ciò che mi ha chiesto», disse Elena, «ma non capisco come questo possa riparare al male che ho causato alla mia amica». L'anziano la guardò intensamente e rispose con voce serena: «Il compito di raccogliere tutte le piume è impossibile, così come recuperare tutte le parole dannose che hai pronunciato. Le piume sono volate via con il vento e il male che hai fatto si è diffuso di bocca in bocca, causando dolore a Laura e danneggiando la sua reputazione». Elena abbassò la testa sopraffatta dalla magnitudine delle sue azioni. Poi l'anziano continuò: «Anche se non puoi annullare il passato, puoi comunque cercare la redenzione. Riconosci umilmente il male che hai causato e avvicinati alla tua amica con un cuore sincero. Chiedi perdono e mostra un cambiamento genuino nelle tue azioni. Impara da questa esperienza e prometti di non ripetere mai più quegli atti distruttivi». Con le lacrime agli occhi, Elena annuì e si impegnò a correggere i propri errori. Uscì dall'incontro con l'anziano provando una miscela di tristezza e speranza. Sapeva che il cammino verso la riconciliazione con la sua amica sarebbe stato difficile, ma era determinata a percorrerlo. Elena parlò con Laura e con umiltà e sincerità si scusò per tutto il dolore che le aveva causato. Espresse il suo profondo pentimento e condivise con Laura il suo processo di riflessione e apprendimento. Le assicurò di essere impegnata a cambiare e a diventare una persona migliore, evitando di ripetere le azioni dannose del passato. Laura, sorpresa dalla sincerità e dal coraggio di Elena nell'ammettere i propri errori, ascoltò attentamente le sue parole. Sebbene il danno per lei sia stato profondo, apprezzò la sincerità negli occhi della sua amica e notò in lei un autentico desiderio di rimediare alla situazione. Dopo un momento di silenzio, Laura decise di perdonare Elena. Capì che tutti siamo umani e che commettiamo errori, ma credeva anche nella capacità delle persone di cambiare e crescere. Tuttavia, ricordò a Elena che la fiducia si costruisce lentamente e che nel tempo avrebbe dovuto dimostrare la sua trasformazione attraverso le sue azioni. Da quel giorno, Elena si sforzò di ricostruire la sua amicizia con Laura. Lavorò duramente per essere un'amica leale, comprensiva e solidale. Imparò a celebrare i successi di Laura anziché provare invidia e si rallegrò sinceramente per il suo successo e la sua felicità. Con il passare dei mesi, l'amicizia tra Elena e Laura si rafforzò sempre di più. L'esperienza dolorosa che avevano vissuto insieme si trasformò in un catalizzatore per un legame più profondo e significativo. Elena apprezzò la lezione imparata, assicurandosi di non dimenticare mai il potere delle parole e l'impatto che possono avere nella vita degli altri. Così, la storia di Elena e Laura divenne per loro una storia di redenzione, perdono e crescita personale. Entrambe impararono preziose lezioni sull'importanza dell'umiltà, dell'empatia e della cura delle relazioni importanti.
Da quel momento si impegnarono a costruire un'amicizia basata sulla fiducia, sul rispetto e sul mutuo sostegno, lasciandosi per sempre alle spalle l'ombra dell'invidia e di pericolosi pettegolezzi. Facci sapere nei commenti se anche tu ti sei comportato qualche volta come Elena o se invece ti è successo di sentirti come Laura. E se questa storia ti è piaciuta, lascia un mi piace e seguici per altri contenuti simili. Attiva anche le notifiche per non perderti nessuno dei nostri prossimi video. Grazie per aver apprezzato questa bellissima storia. Speriamo che entri nella tua vita come una benedizione. Ci vediamo nel prossimo video.